Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ben trovati. È il terzo webinar organizzato nell'ambito dell'ottava rassegna del Cineforum in lingua originale del CLA per le scuole. In questo webinar la professoressa Anna Masecchia, che è una storica del cinema dell'Università Federico II, che si occupa di divismo, autorialità e rapporti tra cinema e letteratura, ci introdurrà a come, diciamo, sviluppare un film a partire anche dalla sceneggiatura, le riprese, insomma, le varie fasi che sono coinvolte nella fase di progettazione e realizzazione di un film. Professoressa Masecchia è un'amica del Cineforum, tante volte ha partecipato ai nostri progetti, sempre offrendo generosamente le sue conoscenze e quindi la ringraziamo moltissimo per questo. Vi ricordo che per postare eventuali domande c'è la chat e poiché ci sono tante cose da dire e poco tempo a disposizione, lascerei subito la parola alla professoressa Masecchia. Bene, buongiorno a tutte e a tutti e grazie davvero a Fabrizio Avenuta perché con questo Cineforum, ma con tutta l'attività che svolge, ci aiuta a continuare a promuovere la conoscenza del cinema, la cultura del cinema, quindi sono occasioni veramente preziose e a me fa solo piacere, poter portare, spero, un piccolo contributo, insomma, in questo percorso che si fa, da quello che capisco, sempre più ricco grazie appunto a tutte le sue attività e l'organizzazione così puntuale che cerca di mettere in campo faticosamente ogni anno. Allora, appunto, mi ha sollecitato su una qualcosa che mi porta un po' fuori dal mio territorio più immediato, che è quello di storica e teorica del cinema, come ci diceva appunto prima Fabrizia Venuta, però mi sollecita appunto su un percorso che ho subito abbracciato, cercando ovviamente di declinarlo in una forma che possa dialogare con quelle anche che sono le mie conoscenze. Se ho fatto questo non è soltanto appunto per stabilire un dialogo più proficuo tra una formazione e quello che poi viene richiesto, no, dall'esterno, ma anche perché penso sia importante, soprattutto con un pubblico come lo siete voi, di studenti di scuole di grado diverso e appunto insomma anche di contesti disciplinari e di percorsi di studio differenti, avere presente che la storicizzazione o comunque la possibilità di leggere un fenomeno anche contemporaneo in una prospettiva di lunga durata è qualcosa di molto importante perché vi aiuta anche a recuperare una tradizione nel momento in cui avete a che fare con la stretta contemporaneità. Cerco di dirlo in una forma più immediata. Se voi oggi volete realizzare anche un piccolo video con il cellulare, capire quali sono stati i meccanismi all'origine di un percorso di fascinazione per le immagini cinematografiche e anche poco a poco di fascinazione per il racconto cinematografico, che sono due cose un po' diverse, come adesso vedremo, vi è molto utile perché se poi avrete modo, voglia, nel corso della vostra percorso di studio, della vostra vita addirittura, di approfondire quella che è la storia del cinema e quelli che sono i progressi del linguaggio cinematografico in relazione alla tecnica cinematografica che evolve costantemente. Voi siete tutti più o meno, immagino, nati attorno a post 2000, in quel momento c'è stata un'enorme svolta, la svolta del digitale, che voi potete non percepire come tale, perché appunto siete nati e cresciuti con in mano un iPhone, un cellulare molto sofisticato, eccetera, e siete tutti immersi in una cultura digitale, ma è stata un'enorme rivoluzione che ha molto condizionato anche quello di cui stiamo parlando, l'ideazione di un film, la stesura di un suo soggetto, di un trattamento, di una sceneggiatura, fino ad arrivare alla realizzazione di un film o di un prodotto audiovisivo, come giustamente si chiamano oggi. Prodotto audiovisivo, per l'appunto, che potete realizzare anche voi con questo semplice aggeggio, semplice si fa per dire perché è estremamente complesso, ma insomma noi lo maneggiamo oramai come una sorta di protesi corporea, quotidianamente e costantemente, attraverso questo. Appunto, le cose che vi dirò anche relative a un cinema lontanissimo da noi, che è quello delle origini, sono cose
che vi potrebbero tornare molto utili, perché appunto se avrete voglia, modo di studiare e approfondire la storia del cinema e sua evoluzione anche a livello tecnico-linguistico, noterete che più andiamo avanti, svolta del digitale, più vengono recuperate molte prassi e molti modi che sono stati quelli del cinema delle origini, ma a questo ci arriviamo progressivamente. Allora, mi aiuto con delle slide se dalla regia mi possono coadiuvare nel lanciare il PowerPoint per iniziare questo percorso che vuole appunto, insomma, ripercorrere, come diceva Fabrizia Venuta, le tappe di ideazione di un film e però anche, diciamo, farvi comprendere come queste tappe sono evolute nel corso del tempo in relazione all'evoluzione del cinema stesso e della sua, in qualche modo, della sua natura, prima più mostrativa e poi più narrativa. Vediamo se riusciamo a lanciare le slide, altrimenti appunto posso anche farne a meno senza grossi problemi, appunto servono più come tappe di un percorso. Vedo che il sistema sta caricando e appunto, insomma, dalle parole alle immagini fare un film, il soggetto innanzitutto, prima del soggetto in realtà un'idea. Le idee di film possono essere tante e possono derivare da più, come dire, da più contesti. Che cosa è successo originariamente? Originariamente l'idea di un film è nata a partire da un fatto di cronaca. Molto spesso, appunto, succede qualcosa attorno a noi di cui parlano i giornali, di cui appunto si discute nell'opinione pubblica e può essere l'idea di un film. Oppure idea proprio originale, no? Così come si dice, appunto, parto magari dal fatto di cronaca, ma non lo racconto, lo elaboro in una forma finzionale dove poi prenda il sopravvento qualcos'altro che voglio raccontare, che ci tengo a dire. Ultima ipotesi, invece, un'idea non originale, cioè qualcosa che parte da un testo preesistente, che può essere letterario, può essere teatrale, a seconda dei casi. Allora, quello che appunto risulta molto interessante da un punto di vista proprio del porsi il problema di che cos'è stata all'origine l'idea, no, del fare un film, ce la dà il cinema appunto delle origini. Una storicizzazione che arriva all'attualità e che voglio ricondurre alla vostra attenzione perché davvero il sistema originario che portava gli spettatori fra fine 800 e primi 900 ad andare in una sala cinematografica era un sistema che un storico e teorico Godreau ha definito il sistema delle attrazioni mostrative. Appunto, il primissimo cinema, questo è importante e ve lo dico proprio per ricondurvi alla vostra attualità, perché molto spesso voi fruite di prodotti audiovisivi che siano appunto anche dei film dove è ritornata molto forte questa dimensione, non tanto di attenzione al racconto di una storia, al racconto delle emozioni dei personaggi, ma di una dimensione attrazionale, di una dimensione appunto in cui vince l'aspetto di mostrare qualcosa e di mostrare qualcosa di sorprendente. Io penso che, e qua appunto alcuni colleghi potrebbero avermene a male, che molto del cinema, ad esempio, che si basa sui supereroi, no? Su appunto tutta questa dimensione molto spettacolarizzata della forza che la tecnologia più recente del digitale ha ulteriormente fatto in modo da sviluppare, sia basata, no? Su un sistema delle astrazioni mostrative. In fin dei conti, la storia più o meno è sempre la stessa, il plot, quello che succede
nella sceneggiatura è più o meno sempre la stessa cosa, appunto esiste il super buono, il supereroe che combatte contro il male, il super cattivo che interviene con una cosa dannosissima per tutta l'umanità e poi questo salvataggio eroico finale del nostro supereroe che può essere più o meno complesso, può essere uno Spider-Man, può essere un Batman, può essere un'altra figura, appunto hanno poi sviluppato una loro complessità emotivo-esistenziale particolare, ognuno a suo modo e questo nelle mani di diversi registi, insomma, emerge più o meno in maniera forte, quindi senz'altro c'è un lavoro di sceneggiatura importante, ma poi quello che conduce noi spettatori in una sala cinematografica a vedere questo tipo di film è molto ancora un funzionamento da sistema delle attrazioni mostrative. E allora sono due, gli esempi che spero di potervi fare della origine del cinema. Due, che, come dire, questo è veramente importante, ragazzi, ve lo voglio dire, noi siamo sempre alla ricerca di un'originalità, vogliamo fare un film e deve essere un film originale. No, non deve essere per forza un film originale, un'idea originale nel senso di fuori dalla norma, originale nel senso che ce l'abbiamo noi, magari sì, ma fuori dalla norma non per forza, perché a volte proprio le idee più antiche, cioè le idee più strutturate in una tradizione narrativa, sono quelle che se raccontate in un certo modo, se a livello del discorso, cioè di come le organizziamo, dentro un utilizzo specifico del linguaggio cinematografico, eccetera, diventano le più prorompenti, le più efficaci. Io non lo so, so che ha avuto un grande successo di pubblico, il film di Sorrentino, è stata La mano di Dio che andrà adesso agli Oscar, che appunto è un grande successo poi in fin dei conti italiani. Se l'avete visto, se qualcuno di voi lo ha visto, che cosa dice Antonio Capuano, il maestro regista, al giovanissimo protagonista del film? Dice: tu vuoi fare il cinema, ma ce l'hai qualcosa da dire? Che cosa hai da dire? Allora, che cosa hai da dire è il punto, l'idea iniziale, quello che non deve assolutamente mancare, anche quando si tratta di un'idea che nasce da contesto letterario, da un romanzo, da un racconto o quant'altro. Noi di quell'idea ce ne dobbiamo appropriare e dobbiamo voler dire qualcosa attraverso quell'idea che estrapoliamo anche da un altro testo, da un altro autore. Questo è un punto essenziale. Come lo facciamo è l'altro punto essenziale. Ora, Cinema delle Origini non c'era in realtà, non c'è stata in realtà subito l'idea nel sviluppo di un soggetto, di una sceneggiatura, anche perché i film erano assai piccini, duravano 60 secondi le vedute Lumière, poco di più altri piccoli film che si sono sviluppati già proprio al principio del 1900 e che hanno cominciato a raccontare qualcosina in più, a farci vedere più che raccontare qualcosina in più, attrazioni mostrative, cioè a farci vedere qualcosa in più piuttosto che a raccontare qualcosa in più. Però questo elemento del far vedere è un elemento che non si è mai perso, è un elemento che dobbiamo sempre tenere presente. Ripeto, l'esempio di Sorrentino racconta una storia anche molto impegnativa, molto, come dire, sofferta del nostro protagonista che perde i genitori, della sua formazione, del passaggio delicato dall'adolescenza, insomma, all'età adulta, del rapporto con la famiglia, con la società, del rapporto con l'arte, il voler essere artista, voler essere regista. Tutto questo, ok? È una storia, voglio dire, di formazione, però raccontata tante volte. Sorrentino in questo film usa moltissimo, no? Anche l'effetto mostrativo e attrazionale che il cinema ha da sempre, che conserva dentro di sé. Allora, questo è appunto una veduta dei fratelli Lumière. Vediamo se riesco a condividerla, appunto, se dalla regia possono in questo caso. Ecco, siamo andati più spediti alla condivisione, proprio magari un po' a grande. Vede, non ho grazie mille. Allora, abbasso un pochino l'audio del video che è uno dei primissimi film, 1800. Ah sì, l'ha disattivato proprio. Forse un pochino lo lascerei, se possibile, se mi si sente bene. Ecco, questo è primissimo, uno dei primissimi film, probabilmente il primissimo film girato da Fratelli Lumière.
L'uscita dalle fabbriche Lumière, cioè dalle loro fabbriche, erano dei, come dire, ideatori e commercianti di pellicola fotografica, inventano questo strumento, il cinematografico Lumière, e la prima cosa che riprendono sono i loro quaderni. Allora, in questo piccolo file, che trovate facilmente su YouTube, io cerco di utilizzare tutte cose che potete facilmente rintracciare in modo tale da poter fare il percorso, se ne avrete voglia, anche con i vostri docenti a scuola. Sono tre prime vedute del primo film della storia del cinema, almeno della storia del cinema così come l'abbiamo raccontata a partire dal cinematografo Lumière, dal contesto francese, che appunto si intitolano L'uscita dalle fabbriche. Allora, perché è importante che siano state trovate queste tre versioni di questo piccolo film che presenta sostanzialmente, appunto, come dice la parola, una veduta animata? Le vedute erano un genere pittorico, no? Un genere pittorico che ci metteva di fronte a un paesaggio da osservare che veniva rappresentato pittoricamente nella sua vividezza. Allora, queste vedute che corrispondono a questa durata, che era la durata del rullo della pellicola che girava dentro la macchina da presa, dentro il cinematograph e poi veniva proiettata con lo stesso apparecchio, durava diciamo circa 60 secondi. Allora, se noi osserviamo queste tre vedute in progressione, cioè che lo stesso soggetto, voglio dirvi, la stessa idea, non so, però comunque lo stesso soggetto, no? Il soggetto è. Gli operai escono dalla fabbrica. Osserviamo, mostriamo miracolosamente, perché questo 1895 è uno dei primissimi film della storia umana, quindi è la primissima volta, miei cari, nella quale noi vediamo delle immagini fotografiche in movimento. Questa è un'operazione che dovete assolutamente fare, della quale vi dovete arricchire costantemente, guardare indietro a quello che poteva essere la reazione dell'essere umano di fronte a una cosa che per noi è quotidianamente recepita, cioè le immagini in movimento, fotografate. Queste persone, gli spettatori, ma anche gli scienziati, i giornalisti che hanno assistito alle prime proiezioni del Lumière, sono rimasti sconvolti perché per loro veramente era una vita rappresentata nel suo movimento. Questo sforzo veramente vi invito a farlo costantemente con tutto quello su cui ragionerete in questi anni di formazione. Staccarvi da voi stessi, dalle vostre percezioni e fare questo viaggio nel tempo, questo viaggio nel passato per cercare di capire che cosa hanno recepito gli esseri umani di più di un secolo fa, ampiamente oramai, quando hanno visto queste immagini. Allora però, veduta, metto la macchina da presa là davanti, escono dalla fabbrica, un soggetto semplice, è quello che io conosco. I Lumière conoscono perché è quello che vedono quotidianamente, ma ce ne sono già all'origine tre versioni perché questo è importante da capire, perché io ce l'ho l'idea, cosa vi dicevo prima, il soggetto ce l'ho, voglio far vedere gli operai che escono dalla fabbrica, voglio regalare agli spettatori e immortalare un pezzo di vita vissuta. Ma come lo posso fare più efficacemente? È una domanda che nasce da subito. E per il cinema la parola, anche se avessero scritto ora gli operai, si apre il portone, gli operai escono dalla fabbrica, alcuni vanno verso destra, altri vanno verso sinistra, poi interviene un cavallo col cocchio che esce dalla stessa porta e un cane che taglia la strada agli operai. Alla fine tutti vanno via, si chiude la porta e è finito il film. Ok? Mettiamo che avessero scritto dall'idea iniziale questa piccola sceneggiatura. Ma come la mettiamo la macchina da presa? Dove la posizioniamo? Verso destra, verso sinistra? La macchina presa è ferma in questo momento qui della storia del cinema, non si muove. Quindi tutto quello che succede, tutto quello che noi percepiamo visivamente, deve avvenire grazie a chi si sta muovendo in quello spazio, davvero. La macchina presa non la spostiamo, è fissa, rigida e sta lì. Allora vedete che cosa hanno pensato di usare? Usiamo due porte, una piccina e il portone più grande per movimentare un po' in questa versione qui. La versione precedente era molto più, come dire, artigianale, molto più semplice. La macchina da presa è posta, come vedete, diciamo in una forma molto più, in una posizione molto più innocua, tra virgolette, che ha molte meno conseguenze sulla creazione di una certa prospettiva di uscita.
Allora, questo è un esempio fondamentale, un esempio vecchio, antico, ma un esempio che vi deve già dire una cosa fondamentale. Come diceva Paolo Pasolini, la sceneggiatura è una struttura che serve ad un'altra struttura, un testo che serve ad un altro testo. Allora, nel momento in cui voi pensate di voler fare un film, già da subito, anche quando concepite la vostra idea e la svolgete in soggetto, dovete pensare anche per immagini. Non potete assolutamente rivolgervi soltanto all'aspetto scritto, alla parola, perché da subito, immediatamente, quella parola la dovete immaginare e quella situazione la dovete immaginare come immagini e come immagini in movimento, con tutta una relazione con lo spazio più o meno reale, più o meno costruito in studio, nel quale si svolgerà questa azione. Qui siamo a origini per l'appunto. Location assolutamente naturale, la uscita dalla fabbrica dei Lumière, uno spazio che esiste, che viene frequentato da questi personaggi, tra virgolette, perché non lo sono, dagli operai che si offrono alla macchina da presa quotidianamente, però anche in questo spazio, in questa dimensione documentaria, c'è una regia e c'è quindi il concepimento di un'idea che si deve misurare con le immagini da realizzare, elemento fondamentale. Esco da qui, se possibile, per lanciare la prossima clip video che ci porta appunto dal 1800 a 1800. Già abbiamo a fare con una cosina un po' più particolare. Quindi sono passati già 7 anni da quella prima veduta di Mieri, il cinema ha fatto i suoi viaggi, ha attraversato i suoi contesti nazionali e produttivi. Qua appunto lo tolgo magari l'audio, razionali e produttivi, e siamo arrivati a un contesto che si chiama la scuola di Brighton, che è stato un contesto estremamente sperimentale per l'utilizzo del mezzo cinematografico. Abbiamo qui un film dove si comincia a montare, sono più inquadrature, dalla veduta unica ripresa, no? Inquadratura, accendo la macchina presa, la spengo, dei Lumière, siamo passati a più inquadrature che ci dispongono a accogliere una dimensione assolutamente attrazionale e mostrativa, come vedrete tra poco, perché questo signore che si avvicina tutto animoso alla macchina da presa finisce per ingoiarla, e quindi ne fa un grande boccone, si chiama The Big Swallow, questo cortometraggio, questo sì, appunto, sì, insomma, cortometraggio delle origini. E ne fa un grande boccone, no? E divertito, poi guarda in macchina, si mangia pure l'operatore, si mangia tutto quanto. E è così. E voleva essere appunto una piccola situazione narrativa, anche un po' gustosa, comica, che sollevasse un po' il sorriso e che si basa evidentemente su tutta la realizzazione di quell'impossibile che il cinema può consentire, quindi la realtà dei Lumière, la realizzazione dell'impossibile in altri contesti e casi, ma soprattutto una dinamica attrazionale e mostrativa che si vede tanto rispetto alla realtà rappresentata nel suo vissuto dai Lumière, quanto appunto in un cortometraggio come questo, come il grande bocco, come The Big Swallow. Vedete cosa fa? Si avvicina sempre di più lui, l'attore, alla macchina da presa, perché appunto continuava ad essere ferma, con un telo nero, no? Nel quale poi, diciamo, nella controinquadratura successiva dal quale si riprende, appunto si lancia, invece di essere ingoiato, si lancia, no? Dentro il telo nero, e poi la terza inquadratura ci fa vedere di nuovo il volto del signore, insomma, inalberato, che appunto, si allontana a quel punto dalla macchina da presa e sorride, insomma, fa le sue smorfie a favore di noi spettatori. Quindi guardate che io adesso ve l'ho spiegato già, ma se voi lo aveste visto per la prima volta, probabilmente non avreste nemmeno notato questi tagli, queste cose, non avreste notato anche come l'escamotage tecnico attraverso il quale si realizza tutto questo. Ma è estremamente giocoso, estremamente efficace. Ora ve lo faccio vedere per bene, tanto veramente si tratta di pochissimo, così potete godervelo, prestando attenzione appunto a questo aspetto attrazionale mostrativo e al fatto che ci siamo già addentrati dentro una
lunghezza maggiore, no, rispetto alla veduta Lumière, del film, ha un atteggiamento, ha una tensione, più narrativa che le vedute Lumière non avevano. E in questa tensione narrativa, appunto, sebbene sia sempre prodirante quella dinamica attrazionale mostrativa che non ci abbandona mai, che non abbandona mai il cinema, nel film di Sorrentino la dinamica attrazionale mostrativa è costante. Vi invito a pensarci, ma fosse anche soltanto il corpo della sirena, della zia, che si espone agli sguardi nel golfo di Napoli, appunto come la sirena Partenope sul gozzo, sulla barca, insomma, dove si trovano tutti i familiari. Va bene, per farvi un esempio che vi può anche farci un po' sorridere, visto la nudità, eccetera, però per farvi un esempio di questa dinamica che c'è sempre, che non ha abbandonato mai il cinema e che dobbiamo sempre tenere presente se noi vogliamo fare un film, se noi vogliamo ideare qualcosa che diventi un soggetto, che sia sviluppato in un primo trattamento e poi diventi una sceneggiatura con tutti i crismi. Ma, allora, vi faccio vedere questo. E ci siamo. Allora, adesso se possiamo uscire dallo schermo intero, se lo posso fare anch'io, tutto bene. Adesso appunto vi leggo la definizione di soggetto dall'Enciclopedia Treccani. Ora, questa è una cosa importante che vi voglio dire, e se volete anche su questo, se volete lavorarci poi con i vostri docenti, vi posso dare qualche indicazione un po' più precisa. Davvero, sulla rete ha tanti inghippi, tante cose che non tornano, che non sono ben fatte, che in qualche modo fuorviano invece che coadiuvare una conoscenza approfondita di certe cose. Devo dire che proprio preparandomi, anche in vista insomma, di potervi offrire poi dei supporti che potete recuperare autonomamente, online si trovano delle cose interessanti dal punto di vista dell'indirizzo verso il concepire e lo strutturare una sceneggiatura nel modo migliore. Quindi su questo poi se volete vi posso dare indicazioni. Adesso appunto vi leggo questa definizione di soggetto che è poi dell'Enciclopedia Treccani, anche qua per dirvi che abbiamo strumenti oramai online che sono veramente certificati e ottimamente realizzati, tutto quello che pertiene all'orizzonte della Treccani è assolutamente affidabile e quindi insomma potete appunto riprovare poi a provare ad approfondire o provare a rifare il percorso appunto servendovi di questi riferimenti perché appunto mi piace quando faccio questo tipo di operazioni poter dare l'autonomia poi di rifare i percorsi. Quindi il soggetto può essere una storia originale scritta per lo schermo come frequente nel cinema italiano oppure appunto un materiale narrativo del quale si sono acquisiti i diritti di adattamento per lo schermo, no? Quello che dicevo prima, c'è cioè una storia che mi invento io a partire ad esempio da un fatto di cronaca, a partire da una cosa che mi preme dire, oppure un'acquisizione di diritti di adattamento per lo schermo, come un racconto, un'opera teatrale letteraria. Appunto, è molto diffuso questo effettivamente in cinema americano, dice la Treccani, ma come vedremo è stato molto diffuso anche nel cinema italiano in una certa fase. Appunto, il soggetto, la storia, consiste di solito in un breve racconto di una decina di pagine che contiene trama, personaggi e ambienti nei quali si svolgerà l'azione. Quindi, idea che si sviluppa in uno sviluppo, per l'appunto, in un inizio, in un conflitto centrale, in una, come dire, risoluzione di questo conflitto, come da che mondo è mondo, come da storia lì poi, appunto, almeno è. Quindi, questa dimensione che viene
evidentemente ad articolarsi attraverso una trama dei personaggi e degli ambienti che vanno già definiti per bene già nel soggetto. Allora, appunto, questo presuppone che si vada sempre più dentro la dimensione di un film narrativo, che quindi in qualche modo ci si sposti dalla prima scoperta del cinema, dalla sua prima dimensione, no? Anche di intrattenimento spettacolare, attrazionale, dentro una dimensione racconto di una storia sempre più complessa e racconto anche di personaggi sempre più complessi. Perché attenzione, nei primissimi anni noi di personaggi con un nome e cognome, dei quali seguiamo bene la vicenda, ne abbiamo pochissimi, eh? Si basa su altro questo momento originario. E qui tengo a lanciare l'altra clip di Great Train Robbery per ora che se no non mi si sente, è appunto un altro elemento che in qualche modo è fondamentale nel momento in cui ci facciamo vedere un'idea e proviamo a strutturare il primo soggetto, poi il trattamento e la sceneggiatura, cioè il genere. È chiaro, nel momento in cui il cinema va sempre più in una dimensione narrativa, il genere che vogliamo adottare diventa fondamentale. Guardate che con questo film di cui state vedendo le immagini, noi siamo ancora nel 1903, quindi praticamente siamo pochissimo dopo The Big Swallow. Siamo però negli Stati Uniti, questo è Porter, il regista, e il film si chiama The Great Train Robbery, il grande assalto al treno. Western, appunto i banditi che assaltano il treno, è una situazione che abbiamo visto raccontare costantemente dal cinema, soprattutto hollywoodiano, evidentemente. Ed è una situazione che in questo caso poi si appoggia ai fatti di cronaca assolutamente frequenti che venivano raccontati dai giornalisti in maniera sensazionalista, no? E quindi appunto i criminali, i banditi, la donna, l'uomo rubati, rubati, eccetera. Ma anche da un'opera teatrale. Questi banditi, appunto, che cosa hanno fatto nell'interior della train, della stazione ferroviaria? Hanno appunto imprigionato, non ammanettato, ma insomma legato le mani del controllore per poter appunto indisturbati salire sul treno. E appunto qua che cosa possiamo subito notare? Appunto, dicevo, il cinema cresce come il film cresce come durata, cresce come possibilità narrativa. Qua, appunto, abbiamo 14 quadri o scene, e una durata di circa 10, un po' di più minuti a seconda delle versioni, perché questo sarebbe un argomento lungo, ma lasciamo stare, veramente troppo da storici del cinema. Dura un tot, no? E ci racconta veramente già una storia. I banditi che vogliono derubare il treno, appunto nell'interior, questa è la definizione della sceneggiatura, no? Già il luogo, la location, l'ambiente, no? Come dice il soggetto, definisce genericamente tutto questo. Poi però bisogna andare nello specifico e dire che cosa succede nella prima scena, che cosa succede nella seconda. Allora, nella prima, appunto, nell'interno della stazione del treno, i banditi bloccano il controllore per poter indisturbati salire sul treno, perché non possa dare in qualche modo l'avviso di questo assalto al treno a chi è lontano, con il telegrafo. Allora saltano sul treno e comincia questo racconto di come entrano nella zone dei valori. E del vagone postale, no? Perché questo è un treno che porta passeggeri, ma che porta anche la posta, come era normale, come era abitudine. E siamo nel genere western. Cioè, e guardate, questo è uno dei primissimi film di questo genere, che è stato un genere fondamentale per il cinema hollywoodiano e non solo. Pensate allo spaghetti western nostro, pensate forse a film che
potete conoscere, che sono appunto quelli di Sergio Leone, no? Il buono, il brutto e il cattivo, ma anche più tardi c'era Una volta in America, insomma, la trilogia del dollaro cosiddetta, che magari qualcuno di voi piace perché l'avete visto, perché insomma ci sono veramente situazioni spassosissime anche per un pubblico più giovane, con questi brutti ceffi appunto che si contendono, bottini e quant'altro. E veramente una situazione, come state vedendo, che tipicamente è tornata in tanti film western, che è un primo racconto. L'idea, il soggetto, appunto, il fatto di cronaca ricorrente, cioè i banditi che assaltano in un territorio di nessuno, il West, i treni e derubano passeggeri e valori. E però come la rendo film, come la rendo accattivante, come la rendo intrigante, come la rendo appunto un elemento. Da un lato l'attrazione funziona sempre, perché avete visto che dal treno si vede il paesaggio che scorre grazie a una cosa che si chiama sovrimpressione, recadrage, cioè io appunto in qualche modo, sul cadrage, scusate, in qualche modo rimpressiono la pellicola isolandone uno spazio con un mascherino e creo quella dimensione di movimento dal finestrino, Anche quando appunto evidentemente è girata quella scena in uno spazio chiuso. E andiamo avanti in questi 14 quadri, no, con tutte le situazioni che diventano poi tipiche del genere. Vedete i passeggeri che scendono giù dal treno e che vengono appunto minacciati e poi derubati. Anche con una certa violenza da parte dei banditi. Qui c'è tra l'altro un attore, Monco Billy, che ha poi recitato parti diverse in questo film, l'attore cinematografico, no? Perché non si raccontavano tanto storie basate sull'empatia con i personaggi, anche perché, cioè, diciamo, l'attorialità cinematografica nasce in questi anni, non c'erano ancora attori con un nome e cognome, quante cose da raccontarvi. Ora voi, se adesso scrivete un soggetto di un film, vi fate venire un'idea. Probabilmente lo fate anche pensando già a un attore preciso che interpreterà quel ruolo. Ecco, questo che muore qui è l'attore di cui vi parlavo, uno dei primissimi attori veramente per il cinema, che fa tre parti in commedia, cioè sta qua, poi sta nella scena in cui appunto c'è questa sorta di balletto, un poco dopo, e fa anche la parte di un bandito. Quindi, insomma, visto che era capace veramente di recitare davanti alla macchina presa, viene usato in più situazioni, no? È buffa questa cosa qua. Oggi voi, appunto, se pensate invece ad un soggetto, ha ideato un film, magari avete già in mente, no? L'attore che vi servirà per in qualche modo recitare quella parte che struttura il vostro personaggio e anche la narrazione, come si sviluppa la narrazione. Va bene? Scusate che ho fatto un piccolo errore di valutazione sulla. Ah no, avevo tutto qui. Eccomi. Allora, ho visto che c'è un commento in chat che adesso, mentre scorrono le immagini del film, cerchiamo di recuperare. Che il computer era al 100%, ma si vede che tra video e quant'altro si è scaricato un po' più rapidamente. Allora, se mi potete rimandare il commento in chat, mentre appunto osserviamo queste immagini, guardate già com'è complesso poi questo film, perché appunto sono 14 quadri girati in interni e in esterni, con una macchina da presa. Qua ve lo faccio notare che si muove un pochino finalmente, che si muove un pochino, ma non tantissimo, e quindi quello che poteva essere una piano sequenza, invece si realizza con due, però vedete, fa questo piccolo movimento in panoramica. Allora, mi ha colpito il fatto che nel primo filmato dei fratelli Lumiere la maggior parte delle comparse fossero donne e fossero in abiti da sera. Mi chiedo se questo fosse casuale o se i registi volevano dire qualcosa per dirla alla Capuano. Allora, questa considerazione, questa domanda mi piace moltissimo e ci ritorno fra un attimo. Mi aiuta anche a dire che appunto nel momento in cui noi scriviamo un soggetto, una sceneggiatura, noi indichiamo tutta una serie di cose, appunto l'ambientazione che non è soltanto di spazio, ma è anche temporale.
Quindi pensate che cosa vuol dire da un punto di vista, dal punto di vista di chi legge una sceneggiatura, un film ambientato nell'Ottocento. Vorrà dire appunto costumi da realizzare, quindi costi maggiori per la produzione, e sono cose che noi dobbiamo tenere presente quando vediamo un film, no? Quindi quando passiamo anche a porci il problema di come potrà essere realizzato. Qua addirittura viene la bambina che, da quasi, che salva la situazione, no? Perché appunto sveglia con questo bicchiere d'acqua, prima slega e poi sveglia con questo bicchiere d'acqua colui che controlla, insomma, la stazione, così poi i pionieri che stanno nel frattempo facendo la loro festa, il loro balletto, potranno essere avvisati e lo sceriffo si lancerà all'inseguimento. Questo signore che adesso comincia a ballare, no? Appunto la dinamica attrazionale, è sempre lo stesso attore di prima che viene falcidiato dalle pallottole dei banditi. Guardate, c'è sempre quel momento carino, spettacolare. Poi c'è l'inseguimento finale, ma lascio andare le immagini. Allora, i Lumière, appunto, tre versioni. Guardi, è bellissima la domanda che gli ha fatto, perché ci dice per l'appunto che quando leggiamo Lumière facevano il film, documentario, eccetera. Già quelle tre prove che ci sono lì sono tre prove che ci dicono che veramente c'è da subito una regia e c'è da subito la presa di consapevolezza anche da parte di chi viene filmato di esserlo. Quindi all'inizio questi operai escono dalla fabbrica come vanno a lavorare, vestiti come vanno a lavorare. Poi, quando capiscono, magari gli hanno fatto vedere queste immagini, che la loro immagine viene registrata e conservata, e giustamente si fanno belli, indossano magari il vestito buono della domenica. Quindi non è che ci vuole dire qualcosa, cioè diciamo non è un messaggio che ci vogliono dare i registi, ma è oggettivamente una cosa di cui ci dobbiamo incaricare. Nel momento in cui qualcosa arriva davanti alla macchina da presa, questo qualcosa verrà condizionato da questo arrivarci, anche fosse l'azione più quotidiana possibile, come l'uscire dalle fabbriche e fossero gli operai. Sul fatto che sono donne, perché è così importante storicizzare, periodizzare e andare a vedere queste cose del passato e conoscerle bene? È importante perché ci dicono che appunto all'inizio alla fine dell'Ottocento, in questo tipo di fabbriche lavoravano prevalentemente donne. Ed è fondamentale questo aspetto, un aspetto importante, e il cinema ci aiuta anche a fare storia con la S maiuscola, a fare storia dei grandi fatti, ma a fare anche storia dei costumi e delle abitudini. Quindi, diciamo, nella sua domanda c'erano due aspetti importanti. Uno, le donne, che ci dice qualcosa in più anche quando noi appunto vogliamo fare un cinema che ci parla dell'oggi, pensiamo a che cosa sarà domani quel film, a che cosa dirà agli esseri umani di domani. Sarà capace di raccontargli anche un certo modo di gestire appunto la posizione come dire, dei ruoli dentro la società contemporanea, la donna, l'uomo, è una questione molto controversa, difficile oggi, no? Questa che ci riguarda tutti, la posizione della donna, dell'uomo e tutto quello che c'è attorno, tutto quello che c'è oltre, che oramai diciamo vediamo e viviamo sempre di più. Questo è anche appunto cosa potrà dire domani dell'oggi e quindi potrà servire domani a capire qualcosa di quel domani attraverso il passato, no? Il nostro oggi. Io penso proprio di sì, come già soltanto una piccola veduta come questa di Lumière può dimostrare. Potrebbe essere un docufilm, sì, potrebbe essere un docufilm, infatti a lungo è stato detto che alle origini c'era una dicotomia, cioè una separazione netta tra il cinema documentario dei fratelli Lumière e ad esempio il cinema più fantastico e fantasioso di Georges Méliès, che era un prestigiatore che ha utilizzato il mezzo cinematografico per i suoi spettacoli, per arricchire gli effetti speciali, quelli che i trucchi, di trucchi, i suoi spettacoli, i trucchi cinematografici, che sono diventati poi nel corso del tempo gli effetti speciali del cinema. C'erano sottotitoli, non c'erano sottotitoli Gaetano per le prime vedute dei Lumière,
alla primissima proiezione non c'era proprio niente. Molto presto, nelle sale cinematografiche, però, già con il muto, che si dice era pieno di suoni, anche se non ascoltavamo i suoni interni al film, c'era un imbonitore, un signore, che spiegava quello che succedeva nel film, raccontava, insomma, arricchiva, magari faceva qualche battuta, intratteneva, il pubblico, e dove c'era magari il racconto di una storia più complessa, poteva intervenire. Nel caso di The Great Robbery non c'erano didascalie, cioè appunto tranne non c'è niente. Magari appunto c'era in sala l'immonitore che però spiegava, perché ora non so quanto siete riusciti a stare attenti a queste immagini, però tenete presente che appunto tenete presente che non è così facile seguirlo, veramente non è facile, non è particolarmente facile seguirlo. Allora, abbiamo ancora un pochino di tempo, per cui mi fa piacere vedere con voi, provare a vedere, condividendo lo schermo a questo punto, perché diciamo non avevo letto il cartello su. Ok, vediamo se riusciamo. Non avevo letto di inviare le slide alla regia. Spero di aver risposto alle due sollecitazioni. Allora, vediamo di capire bene voi che cosa potete vedere di tutto ciò, perché volevo fare un brusco salto temporale per chiudere. E arrivare, riuscite a vedere questa slide che ho messo sul computer? Magari potete rispondermi sì, bene, grazie a Fabrizia, con la quale comunico anche via chat. Allora, questo è proprio l'incipit di... alla finestra corrente, vabbè, un po' più grandicello. Allora, questo è l'incipit di un bellissimo film che vi consiglio assolutamente di vedere, perché è proprio un film per voi, secondo me, di Matt Ross del 2016, Captain Fantastic, se non l'avete visto. E allora arriviamo, no? Io ho saltato un passaggio, il soggetto vi ho detto che cos'è, un raccontino di 10 pagine dove si descrive lo sviluppo complessivo di ambienti, trama e personaggi, che poi già si sviluppa in un primo trattamento, dove più nella grossa, no, vengono descritte già le macro situazioni, le macro sequenze, per poi arrivare alla vera e propria sceneggiatura. Una sceneggiatura che, come vedete qua, porta tutti gli elementi che devono servire già alla realizzazione del film, dalla parola all'immagine. Quindi io scrivo un testo che non è un testo che io devo solo leggere, per capire che cosa si racconta, ma che io devo già immaginare. Quindi, esterno, cascata, montagna, Washington State, all'alba, appunto, in the early morning dawn, quindi nella primissima alba, che cosa succede? Che sul fiume, di questa montagna e cascata, qui appunto, c'è la traduzione, non so quanto la vedete, comunque ve lo leggo: i rami dell'abete gigante e la foresta rossureggiante ondeggiano, quasi ballando nel vento leggero. Un buck dalla coda nera, che è un preciso elemento, un preciso tipo di cervo, si fa strada attraverso i fitti boschi. Il cervo si dirige verso la riva, immerge la foce, la bocca nel fiume e beve. Allora, che cosa si capisce, spero, da questa prima pagina di sceneggiatura? Che abbiamo un lessico colorito, bello, anche poetico: la foresta lussureggiante, ondeggiano i rami dell'abete, no? Quasi ballando nel vento leggero. Ma questa poeticità è diretta a pensare a un determinato effetto di regia e a determinate, come dire, riprese, inquadrature,
appunto a una certa luce anche, no? Che farà in modo che questa natura, che questi abeti sembrino lussureggianti. Quindi, se siamo all'aperto con una illuminazione naturale, magari non sarà la luce che io ci metto in studio per rendere lussureggiante, ma sarà magari una certa lente della macchina da presa che io scelgo di utilizzare o una certa pellicola più sensibile per avere questo effetto. Va bene, perché noi parliamo di parole, di idee, di storie da raccontare, ma sono storie che dobbiamo pensare in relazione al linguaggio filmico, alla sua tecnica, alla sua evoluzione e a tutto quello che sta attorno. Appunto, il linguaggio che è più diretto, filmico, riguarda i movimenti di macchina da presa, la durata dell'inquadratura, anche il montaggio che si fa poi in post-produzione. Ma tutta l'espressione della materia filmica è fatta di le illuminazioni, appunto la scenografia, i costumi, no? Tutto quello, questi elementi complessi e vari che fanno sì che io possa poi realizzare queste immagini, renderle appunto queste parole, renderle immagini filmiche. Allora, appunto, l'arte parte dell'erba, la nebbia mattutina, arriva un giovane completamente coperto di fango, covered in mud, che appunto ha un enorme coltello da caccia seghettato nelle sue mani. E Borri ha 18 anni, capelli fino alle spalle, appunto il cervo gira la testa, percepisce qualcosa, il ragazzo si blocca, si mimetizza perfettamente nell'erba alta, il cervo annusa l'aria. Ma come Bob, ma visto che Bob è coperto dal fango e da pelli di animali, non lo sente, no? Non sente la minaccia dell'umano. Si rilassa, beve di nuovo, Bob espira, il ragazzo in silenzio, e un lampo salta fuori dall'erba con un movimento continuo, quindi vuol dire che questa sarà un long take, una ripresa in continuità, affronta il cervo, la carotide dell'animale, l'arteria, e il cervo appunto viene ucciso. Si tratta di un'uccisione perfetta. Boh, guarda l'animale, esalare l'ultimo respiro. Nel frattempo, no, arrivano nella radura cinque ragazzini in età compresa tra i 14 e i 6 anni. Hanno tutti i capelli lunghi, ribelli, le facce sporche. Indossano vestiti non i soliti, sopra i soliti vestiti da ragazzini, la t-shirt e il jeans, quindi appunto i costumi, quelle che sembrano per gli animali. Sono due gemelli, qua ci dice i loro nomi. E appunto come un guerriero primordiale, la sua parte superiore del corpo mimetizzata dal fango, Ben Cash esce dall'erba, arriva un altro personaggio a 45 anni, ha una lunga barba, appunto è muscoloso, sembra anche molto più giovane di quello che è, quindi qua c'è proprio una descrizione precisa del personaggio, no? Ha 45 anni, ma la barba lunga, appunto è muscoloso, sembra molto più giovane, quindi ci descrive proprio fisicamente nel dettaglio questo personaggio protagonista insieme ai suoi figli del film, è un padre, appunto, ed è lui che appunto dà l'iniziazione, compiuto il rito di iniziazione di Bo, gli dice il ragazzo è morto ed è nato appunto l'uomo, ed è nato l'uomo. Continua questa perlustrazione dell'ambiente, l'immagine si chiude sul primo piano di Close His Eyes, no? Sul primo piano del protagonista e compare il titolo del film Captain Fantastico. Questa è sono delle pagine formidabili, no? Di sceneggiatura. Interrompo la condivisione dello schermo. Ci siamo Sì, sempre? allora abbiamo quest'ultima domanda, poi avrei anche io una domanda se posso, professoressa Masecchia. C'è prima la Certo. domanda di un ragazzo che chiedeva appunto di questa gesticolazione eccessiva, la domanda poi continua e lui dice ma è perché è un film muto e quindi loro caricavano particolarmente l'aspetto della gesticolazione? Assolutamente, sì. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo tenere presente nel momento in cui intanto non c'è ancora, come vi dicevo, una recitazione per il cinema. Cioè noi questa cosa la dobbiamo aver presente. L'attore cinematografico non nasce con la nascita del cinema. L'attore cinematografico nasce anni dopo.
nasce appunto quando il cinema poi comincia a Ok, svilupparsi. Anna, mi senti? Sì, non mi sentite più? Ok, allora io avevo anche una domanda, io non mi sento più, spero che mi stiate sentendo. La mia domanda per Anna riguardava l'osservazione fatta sul pensare in immagini quando si vuole realizzare un film. Dunque io devo pensare in immagini, ma parto dalla sceneggiatura che è il testo scritto. Allora, io mi chiedevo se è solo il regista che deve avere questa capacità magica di trasformare lo scritto in immagini, o e quindi questo si differenzia dalla sua, il suo taglio, la sua visione rispetto agli altri, o esistono altre figure professionali che lo aiutano in questo, diciamo, in questa operazione di trasformazione della scrittura in immagini? Allora, grazie. In realtà, diciamo, il cinema è un'arte collettiva da sempre, cioè il cinema non ha un solo autore, è il frutto di uno sforzo collettivo, sempre. Il regista, quando è diventato più autore, cioè nel senso, appunto, quando poi veramente c'è stato un nome e cognome che voleva lui prendere in carico la cosa, è stato spesso anche colui che scriveva il soggetto e la sceneggiatura, Fabrizia, però sempre in collaborazione con altri, sempre in collaborazione con magari gli autori più della sceneggiatura solitamente, che quindi, come dire, hanno una competenza proprio nel fare questa cosa qua, pur non essendo registi, cioè proprio la competenza di poter creare una struttura narrativa che fa riferimento a delle immagini, che non sono solo quello che vediamo, ma anche come sono realizzate le immagini. Cioè, quando tu nella sceneggiatura cosiddetta tecnica, appunto, vedi che c'è scritto con un movimento continuo, no? Come vi ho detto adesso, il ragazzo arriva, là vuol dire che lui si immagina che il regista non staccherà, non farà più inquadrature per quel movimento, ma ne farà una sola, lunga. Oppure quando ti dice, guardiamo da vicino questo oggetto, ti sta dicendo che devi fare un dettaglio, secondo lui, no? Che devi inquadrare soltanto il cellulare e quello che magari è il testo scritto sul cellulare. Cioè, quindi, diciamo, è una cosa che si fa insieme, ma perché ci si forma insieme? Ce cioè, lo può fare pure solo il regista, ma perché ha avuto l'esperienza del set, perché ha avuto l'esperienza del dialogo con il direttore della fotografia, con il costumista, con il produttore che gli dice no, guarda, questo si può fare, questo no, perché costa troppo, costa poco, no? Che è un'altra questione che comunque entra in ballo nel momento in cui io produco un film. Lo faccio io, indipendente, come si dice, con i miei soldi guadagnati o quelli di mamma e papà, è un conto. Se c'è un produttore esterno, beh, là la questione si può fare più ricca ma anche più complessa, perché poi ti dirà no, questa cosa che tu vuoi realizzare, io non ho i soldi per fartela fare, quindi devi ridimensionare. E ci sono cose bellissime nate da questo, perché c'è il film che voleva essere a colori e viaggiare, insomma, nei posti esotici, il produttore dice no, guarda, non abbiamo né i soldi per il colore, né i soldi, esce fuori il capolavoro, dico, di Agnès Varda, Cléo dalle 5 alle 7, che è girato tutto a Parigi in bianco e nero ed è un capolavoro assoluto della storia del cinema. Ma lei aveva scritto tutta un'altra idea basata sul fatto che si andasse da tutt'altra parte, no? E, insomma, è piena la storia del cinema, poi anche di questi esempi qua. Questo per dire che se uno ha voglia non si deve assolutamente tarpare, diciamo, nella ideazione creativa bisogna assolutamente sentirsi liberi. E quelli di azione creativa, però, bisogna essere pronti a metterla, diciamo, nel piano del reale, poi con le reali possibilità che tu hai produttive di realizzare. E quindi là ci può essere un aggiustamento. Certo, Se ci sono altre certo. domande, altre Purtroppo, considerazioni? sì, però c'è qualche altra domanda, però purtroppo siamo in chiusura. Io potrei sentire Anna parlare per ore, come penso tutti No, noi. no, semplicemente per lasciarvi con questi 2 minuti, se non c'è altro, vi vorrei lasciare con l'incipit proprio del film, in modo tale da farvi vedere i 2 minuti di sceneggiatura che cosa sono diventati e salutarci così. Perfetto, perfetto. Allora io però ti ringrazio da parte di tutti, veramente di tutti i ragazzi, erano tanti, abbiamo avuto tra 250 e 300 ragazzi che ci hanno seguito, grazie veramente per questa Utile. lezione, utilissima, grazie per averci portato dietro la macchina da presa e quindi ci chiudiamo allora con questo contributo, ringraziamo la professoressa Anna Masecchi e grazie a tutti voi che avete partecipato. Proviamo, vediamo cosa riusciamo a fare.
Anna, devi chiudere le altre cose aperte. Devi chiudere le altre cose aperte per lanciare quest'ultimo contributo. Sì, aspetta, eccoci. Si vede? Riuscite a vedere e sentire? Questo appunto è proprio quello che abbiamo letto, no? La natura lussureggiante. Questo magnifico animale che arriva all'alba, alla primissima alba tra la foresta. Ovviamente non abbiamo parlato delle indicazioni sul sonoro, che pure sono presenti nella sceneggiatura. Abbiamo chiuso, vediamo se qualcuno può trattenersi questi altri 2 minuti per arrivare al titolo, altrimenti appunto li saluto. Io lo lascio andare al titolo del film, insomma, si tratterrà questo pochi minuti in più. Ecco, boh, appunto tra l'alba alta. Movimento continuo, avevamo detto, e in effetti, diciamo, a parte qualche taglio, un movimento continuo, anche se è inevitabile poi che ci siano delle variazioni tra il testo scritto e la realizzazione. I respiri, vi ricordate? C'erano descritti questi respiri, sospiri di Bo, arrivano i fratelli. E arriva il padre, tutta mimetica, muscoloso. Oggi il ragazzo muore e al suo posto. C'è un uomo. Ecco, qui in sceneggiatura, ad esempio, se ne è scritto che l'immagine freeze si sarebbe bloccata e poi evidentemente hanno deciso che andava bene così, farla scorrere, non bloccarla e far emergere il titolo Captain Fantastic. Vi ringrazio per l'attenzione, saluto tutti e Grazie Anna. Ci a presto. rivediamo all'Astra magari in Vediamo là, presenza. Presto. senz'altro. Grazie. Buona Arrivederci a giornata, tutti. arrivederci. Arrivederci.